cominciamo con invitare qui Achille, per un saluto, Achille Mauri, che appunto è fratello di Fabio Mauri. E che quindi porta avanti ormai da parecchi anni il lavoro dello studio Fabio Mauri, che diciamo è un'attività complessa che si fonda sui pensieri e sulle opere di Fabio, ma che ha degli sviluppi notevoli, insomma, in tutti i settori. Prego, Dio. Grazie, io ho provato, non c'entro niente qua adesso veramente dopo tutti questi vostri meravigliosi discorsi, però ho provato a leggere i testi di mio fratello sull'opera, gli studenti, ma non ci capisco quasi niente. Lui scrive in modo che mi sfugge, bisogna sapere troppe cose per capire cosa dice, e allora mi limito a dire quel che penso io dell'argomento della maternità. Penso che sia, la maternità sia un fatto eroico. Se avesse dovuto partire l'uomo ci saremmo già estinti, e che penso che con questo la donna ne ricava in cambio una minor paura di morte, perché in realtà tutta la letteratura descrive uomini fanatici di donne, tipo Don Giovanni, ma in realtà sono tutti uomini che sfuggono alla morte grazie a questo consumismo femminile, perché sono vicini sempre alla vagina che è la loro origine. Nella mia esperienza personale, io ho una certa età, i miei amici che hanno abbandonato le mogli per la principessa cinese, per la giovane tedesca, via così, quando poi hanno avuto la brutta notizia di essere malati, sono tutti tornati alle loro mogli che erano da qualche anno sul lago, da sole, disperate, oppure tutti sono tornati ai loro mondi. Dove vanno? Vanno a casa da chi? Dalla mamma, perché purtroppo da amante la moglie col tempo si trasforma in madre, ed è per questo che vive di più. Vive di più per salvare la morte del maschio che la userà per morire meglio. In realtà potrebbe diventare anima, rinfilarcisi dentro e in questa nuova atmosfera aspettare che succeda qualcosa. Questo sarebbe un meraviglioso risveglio. Poi, per quanto riguarda il discorso della dopamina, io non vedo l'ora di innamorarmi, perché sento un grandissimo bisogno di dopamina. Quindi se, finché non inventano sta pillola, bisogna tentare di innamorarsi. E per quanto riguarda il discorso invece della, non mi ricordo più qual era l'altro discorso, dell'identità, è il vero discorso di oggi, perché secondo me, per esempio, per questa storia della Cirinnà, se avete visto, per l'ultimo passaggino, che è quello dell'adozione, si sono scatenati i gay, ma non si è scatenata la maggioranza del problema, che sono il 93%, i gay non sono niente, sono rispetto a quel problema lì, si parla solo di loro, ma sono un affarino così. Il vero problema sono le coppie normali, le coppie separate, le coppie che non si sono sposate, le coppie di quelli che si chiamavano una volta dei compagni, quelli sono il 96%. Dove erano loro durante tutta questa campagna? Quale gruppetto di donne o di maschi che riguardano la normalità? Ecco, questo è molto preoccupante, perché questo riguarda una normalità a cui ci stiamo abituando tutti. Io credo che rispetto ai fatti che succedono adesso, il PIL mondiale, il 27% del PIL mondiale sono le bombe. Quindi come si può sperare che facciano la pace? Impossibile. Da qualche parte vanno scaricate queste bombe, che creano effetti collaterali, come i libri. E allora, rispetto a questi effetti collaterali, noi, grazie ai talk show, grazie a queste robe qua, abbiamo affidato la nostra coscienza, la nostra democrazia, a quello che urla, a quello che ribatte, e invitiamo uno molto intelligente, in cambio anche la Santa Che, in modo che le due cose si bilancino, e il verme mangi la mela, il verme si trasforma in un pitone, la mela diventa facile da mangiarsi. Ecco, noi viviamo in una coscienza da maggioranza silenziosa, cioè noi ci comportiamo esattamente come si comportano gli islamici nei confronti dei loro
Nello stesso modo, abbiamo una certa indifferenza, cioè non siamo, ecco. Quindi io penso che la politica oggi sia diventato il settore dell'intrattenimento delle grandi di Walmart, di tutte queste industrie che hanno il 4, 5, 6, 7% del PIL mondiale, compreso le bombe, e che noi siamo costantemente distratti da cazzate, e che tutto il nostro ritardo in tutto, scientifico, di ricerca, spendiamo l'1,20% del PIL in ricerca, siamo esattamente 54 milioni come i coreani spendono il 3,40, fanno 297 mila brevetti l'anno gestiti dalle università e sviluppati in università, più 270 milioni di dollari, noi ne facciamo 9 mila, tutti fatti da privati che non hanno alle spalle università, che quindi non si occupano poi di svilupparli, per cui di questi 9.000 alla fine ne vengono sviluppati meno del 20%. Ecco, queste sono le situazioni, a mio parere, in cui viviamo. Non so se c'entra col parto, ma è quello che ho partorito io. Grazie. Grazie mille.